tibettini, va. E questo lo si incontra in giro, ora a quest'ora. Se lo sta in giro. Che è musicista pure, di fiore, no? Eccolo! C'è il signore, oh! Buonasera! Noi la disturbavamo un minuto, se poteva. Ciao, Bettino, siamo noi. Ci stanno i TV Lumiere, eh? Chiamaci il nome. Ferruccio, oh. E Federico. Ciao. 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 Oh, come stai? Tutto bene. Che bravo, Gino. Ti cercavamo. Stiamo facendo un documentario, no, per il gruppo nostro, e ci servivano delle informazioni sull'eccidio qua, che tu sai, una memoria storica qua del paese. Se c'è, qualche informazione, perché è stata un po' ricercata rispetto alle notizie che ci hanno gli ufficiali, cioè c'è un archivio bello fornito. Praticamente è l'anteprima della video intervista sulla storia dei TV Lumière per Elettri TV, che è una TV che dà spazio alla musica originale, e questa, diciamo, storia la raccontavamo sui luoghi dell'eccidio nazifascista che purtroppo c'è stato barbaro. Quindi loro ci hanno detto, insomma, che tu sai la storia, se ci vuoi raccontare qualcosa, sì, ma non su... 13 aprile? Quella del 13 aprile. Sì, beh, mi ricordo bene, il 12 c'è stato il rastrellamento, no? Sono venuto pure a casa mia. I nazisti? I nazisti, sì. Delatori fascisti, si suppone. No, delatori, era proprio la SS. Ah, la SS, certo. Sì. Quelli piccoli, che andami c'avevi? 11-12. Facevano il rastrellamento, sono venuti presto, no? Quelli proprio, che già qui c'erano dei tedeschi in istanza, no? Avevano occupato tutto il paese, però quelli erano buoni, si familiarizzava. Però vennero quelli cattivi un paio di giorni, perché in seguito gli dissero che qui c'era una gente, partigiani, insomma, erano un po' contro di loro, e allora vennero all'improvviso la mattina presto, prima del coprifuoco. Ciao. Sì. Prima che... perché c'era il coprifuoco, c'era dalle 8 alle 8, no? La signora, la moglie? Ciao, intervista in corso. Stiamo facendo un'anteprima, poi ci racconterà meglio un altro momento, proprio faremo, se vuole, proprio più in dettaglio. Sì, come no? Questi sono... Come stai? Qui... bene? Sono amici. A posto. Come no? Quindi hanno fucilato pure i minorenni, però. No, beh, i minorenni sì, uno dei 15 e uno dei 17. Perché erano figli hanno ammazzato 5 persone, 3 padri di famiglia, 2 ragazzi. Grazie. Allora quella mattina all'improvviso cominciarono subito sul paese, no? A fare rastrellamento, fino a casa mia, bussarono, no? Allora, cercavano pure nonno mio, io so nipote di Leonardi Attanasio, insomma, che giù a Santa Maria, bravo. Quindi faceva il boscaiolo, te lo ricordi? C'era pure i muli. Io sono il figlio di Renata. Renata è la figlia. Sì, Renata. Comunque, mo non è per questo, però voglio dire, la video intervista, insomma. Ecco. Gli farà piacere pure a mamma, che insomma. Gli ho fatto i capelli parecchie volte, perché io facevo barbiere. Il barbiere, eri. Guarda, io, cioè, nel senso, questa è una storia che è stata scoperta, insomma. È stata pure cercata di far rimanere in silenzio, quindi, cioè, attraverso internet è riemersa. Adesso la faremo, cioè, voglio dire, attraverso la musica dei TV Lumiere. Poi pure tu sei musicista, vero? Mi hanno detto. Sei un chitarrista. All'epoca, forse negli anni 60. Questo. C'è una band, c'è carte foto, che ho visto che. E allora ce farà vedere, la racconteremo meglio. Sì,
questo apparato lì con due casse, no? Poi loro lo sanno. Siamo suonato pure insieme un po' di tempo fa. Sono appassionato, poi la musica lo ricordo del cuore io. Certo. E quindi cioè, vedi, dopo stare a Presaglia sono passati. Arrivarono la mattina, bussarono, bisogna aprirli. E io stavo a destra. Cominciarono a chiamare, io stavo a letto, cominciarono a aprire la casa qua di scende, poi la casa ci chiamavamo laggiù, cominciavano a aprire i cassetti di gommone, no? Butta fuori, gli avete armi, ma non cominciavamo niente, se no così ci ammazzavano, cominciavano a tirare fuori i pistacci, tutta roba così, e poi vennero là un letto dove stavo io, no? Quanti anni? L'SS. Sì, sempre erano pure, no? Bardati, no? La croce uncinata, la svastica, muschetti, maschera antigas, erano bardati. Sì, sì, cioè esaltati proprio, insomma. Italiano, parlato italiano. Sì, se facevano capire. Quanti anni, no? Ma sicuramente qualcuno ce l'ha mandati, voglio dire, dei spie dei fascisti che ci stavano. Sì, infatti c'era una lista. Adesso ci arrivo. Sì, Allora piano, questi prendi l'arma e fece quando non male, no? Italiano che dolce, allora mi fece niente buono. Meno male, mi rincurai, se non mi portavo noia. E con tutti mi fece così. Ah, proprio sull'occhi? Sull'occhi così, no? De sfregio. Noi a quattro, mi fermo a quattro dita, rimasi. Quel gesto non lo potevo mai capire. Hanno fatto pure un teatro in piazza, no? Sì, a Germano, Lupi. Il Vittorio c'è pure un gesto, però non si è potuto mai capire. E quindi la racconteremo, diciamo, in modo più approfondito, se voi volete. È finita, grosso modo. Sì, sì. Un paio di 100 persone in piazza, quelli che potrebbero via, sì, tutti uomini. Quelli perché la mattina piazzarono tutti, se volessero alzare, che per andare via perché non erano le 8. Che è stato il popolo? Vai, vai, parla, io accenno pure quest'altra, così voglio dire, facciamo pure una cosa. Quelli che dovevano girare, se vedete, quell'altro non lo vedo. Quindi avevano fatto una lista, cioè voglio dire. C'è una lista, quelli infatti che stanno sulla lapide, ce l'avevano sulla lista. Quelli che hanno. Quindi avevano fatto una lista precedentemente di questi persone.